Abbiamo raggiunto un accordo su Memorandum of Understanding sulle condizioni del settore finanziario in Spagna e abbiamo discusso i parametri chiave del Financial Assistance Facility Agreement. Si è conclusa dopo 8 ore di discussione la riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Confermate le conclusioni del vertice dell'Eurozona del 28-29 giugno sia sul cosiddetto scudo antispread che sulla ricapitalizzazione diretta delle banche in crisi attraverso le risorse del futuro fondo salva stati permanente. Tra le decisioni più importanti, come annuncia Jean-Claude Juncker, a capo dei ministri finanziari dell'Eurozona, quelle per la Spagna. Previsti aiuti alle banche e la concessione di un anno in più per raggiungere l'obiettivo di riduzione del deficit al 3% del PIL nel 2014 invece che nel 2013. We are aiming at reaching a formal agreement. Il nostro obiettivo è raggiungere un accordo formale nella seconda metà di luglio, considerando le procedure parlamentari nazionali, che permetta di stanziare altri 30 miliardi di euro per la fine del mese come contingenze in caso di bisogni urgenti nel settore bancario spagnolo. Soddisfatto il presidente del Consiglio Mario Monti, che ha lasciato la riunione con largo anticipo, passando il testimone al viceministro dell'Economia Vittorio Grilli.